Come funziona la democrazia e come opera concretamente nella vita dello Stato in relazione alle altre componenti dei poteri pubblici in conflitto con la giustizia, l'autorità, l'efficienza nella teoria e nella pratica del governo? Professore, spiegare la democrazia ai ragazzi più che una lezione è un dialogo. È un dialogo, specialmente perché la democrazia è dialogo. E cercherò di spiegare che la democrazia non è fatta soltanto di elezioni, ma anche di diritti dei cittadini e anche di correttivi della democrazia. Abbattere i confini, che cosa vuol dire essere di supporto alle persone che hanno combattuto e combattono ancora oggi le guerre? Vuol dire cercare di smontare il meccanismo della guerra, far capire che la guerra può non essere l'unico strumento a cui continuiamo a ricorrere. Noi curiamo le vittime delle guerre, curiamo le vittime delle conseguenze delle guerre dopo anni che sono finite, quando mancano le strutture sanitarie, mancano le risorse anche per i bisogni fondamentali delle persone, perché vengono spese in uno strumento che, come ci ha cominciato a dire Einstein e molti altri prima di lui e che ci diceva Gino Strada, sono degli strumenti primitivi.